Oggi siamo in provincia di Mantova, da San Felici, il nostro distributore di zona, per la seconda tappa del Pizza Beat Competition. Mi chiamo Raffi Alessandro, lavoro nella pizzeria Lievitiamo di Cazzago San Martino, di cui sono il titolare. La pizza che presenterò oggi si chiama Stella e l'ho dedicata a mia figlia perché con lei mi diverto un po' a cucinare. La pizza per me è divertimento, è pensare di preparare qualcosa con amore, da mangiare, è qualcosa di sano. Sono Alex Guretti, titolare di Eat Group SRL, gestore del marchio Fratelli Aionese Reggio Emilia, dove sono titolare insieme ad altri due miei soci. La pizza che presenterò oggi si chiama Tramonto d'autunno. La pizza per me è essere italiani. Ciao a tutti, io sono Picari Erion, vengo da Poncarale in provincia di Brescia. La mia pizzeria si chiama Pizzeria L'Amalfitana. Oggi porto un grande classico rivisitato, che è una margherita. La pizza per me è un modo di vivere. Il livello dei ragazzi in gara oggi è sicuramente un livello molto alto, sono ragazzi preparati. Il consiglio che mi sento di dare a questi ragazzi, a queste persone che stanno facendo la competizione, è sicuramente di riuscire a interpretare la pizza nella giusta misura. Chi la spunterà in questa competizione deve conservarsi i margini per creare delle cose diverse, ma senza mai uscire dalla rotaia che ha fatto grande la pizza italiana nel mondo. Il livello è alto, agguerrito, e la cosa che mi piace è che comunque i ragazzi hanno voglia di fare e mi ci vedo tantissimo in questa cosa. Il mio suggerimento è quello di leggere con attenzione che cosa chiede una competizione, perché in questo caso si è giocato molto sulla qualità della pizza e molto poco su quello che si chiedeva nel contest, cioè spiegare, divulgare che come si fa una buona pizza e che cosa vuol dire fare una pizza contemporanea. Sono molto contento di prendere parte ormai alla seconda tappa del Pizza Beat Competition e sto constatando che il livello dei partecipanti in gara è sempre più alto, ma soprattutto sono molto contento di notare quanto l'elemento calore sia sempre più fondamentale all'interno della riuscita del loro prodotto, e per questo mi permetto di dire che è in gran parte merito anche di Moretti Forni. Oggi siamo qui in azienda, appunto, e abbiamo avuto l'opportunità di vedere all'opera diversi professionisti, diversi pizzaioli che hanno portato le loro tecniche. Mi ha colpito l'emozione che ho visto nei pizzaioli con tanti anni di esperienza che ancora avevano le mani tremanti quando finivano la loro pizza. Volevo fare un augurio a tutti i pizzaioli che hanno partecipato a questa competizione. Spero che riescano a raggiungere i loro sogni e quindi non si abbattano nelle sconfitte e che tutti, insomma, possano realizzarsi nelle loro passioni. Tre semifinalisti di livello, anche in questa tappa abbiamo assaggiato pizze veramente ottime, con ingredienti ricercati, con impasti davvero fatti a regola d'arte, quindi vi aspettiamo nelle prossime tappe. Anche oggi livello veramente altissimo, pizze particolari, grandi professionisti e i tre semifinalisti che si aggiungono a quelli che abbiamo decretato nella precedente tappa a Cuneo.